Well, I should say I'm quite moved by all this. I frankly didn't expect such affection. The words all of you said before, I find frankly excessive. I never had a sense that I was actually achieving so much. Just I'm blushing, so it's, you don't see it, but it shows. Well, Professor Maas, thank you for your kind invitation today. La vicinanza fra il mondo della ricerca, diciamo come il CNR, e il mondo dell'arte, qui viene portata al proprio massimo, al proprio estremo. Io ho detto tante volte che non dobbiamo fissarci sulle STEM, ma dobbiamo fissarci sul mix fra quello che sono le STEM e quello che dà tutta la nostra arte. Questa è la forza dell'Italia. Sono molto contenta che siamo qua in due donne, questo però, come sa, non è così diffuso. Quindi dobbiamo ancora raggiungere un po' la parità, però è un buon segnale. Questa non è la prima volta, è una delle prime volte, non so se è la prima o la seconda, per noi quello che è rilevante è il messaggio, cioè che l'Italia non è, noi non possiamo stravolgere la nostra cultura, noi siamo queste opere, la storia di chi le ha portate qua, la storia di chi le ha portate qua con uno scopo preciso, che appunto è importante e non possiamo negare la nostra storia. Grazie a Raffaele Cattaneo, assessore regionale all'ambiente e clima. Gli incentivi riprendono quanto avevamo già fatto nella prima parte dell'anno, con importi però questa volta un po' più ridotti del contributo regionale, che sarà la metà di quanto avevamo ipotizzato inizialmente, quindi incentivi da 1.000 a 4.000 euro. Io credo che sia l'ennesima dimostrazione di come la Regione Lombardia voglia combattere il fenomeno dell'inquinamento atmosferico attraverso concrete iniziative. Iniziative che devono rivolgersi a tanti campi. Bene ricordava l'assessore Cattaneo quando oltre alla circolazione parlava del riscaldamento, parlava dei problemi che derivano dall'agricoltura. Hai anche tu amici e conoscenti britannici che vivono in Italia? Se è così, passa parola. Passa parola, passa parola. Se si sono stabiliti in Italia prima del 1 gennaio 2021, i loro diritti e i diritti delle loro famiglie sono tutelati dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. È tuttavia importante che sappiano cosa fare per dimostrare i propri diritti, che saranno validi per tutta la loro vita finché rimarranno residenti in Italia. Adesso possono ottenere una nuova carta di soggiorno elettronica, disponibile in tutte le questure. Non è un documento obbligatorio? Ma è la prova più evidente e pratica per dimostrare i propri diritti. E consigliamo a tutti di ottenerla. Tutte le informazioni necessarie sono al sito gov.uk/livinginitaly. L'ambasciata britannica organizza inoltre molti eventi online per porre domande in diretta su social media @UKinItaly e su YouTube. E infine l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è a disposizione per aiutare tutti i britannici che hanno difficoltà ad ottenere la nuova carta di soggiorno elettronica al numero verde 800 68 4884 o all'email uknationalseat@eom.int.